avvocati di strada hanno per statuto l'obiettivo di offrire tutela legale ai senza fissa dimora, che rappresentano, se vogliamo, l'emblema delle persone in difficoltà. Silvio Soccafondi è un avvocato di strada, una goccia nel mare del volontariato, fa parte di quello che si definisce lo studio legale più grande d'Italia, ma anche quello che fattura meno. L'associazione Avvocati di Strada nasce a Bologna nel 2000, oggi le sedi sono diventate 40, con centinaia di volontari. Nel 2013 sono state assistite oltre 2700 persone. Spesso capita che agli sportelli si presentino anche persone, come è successo anche oggi, che non sono tecnicamente senza fissa dimora, ma sono in una situazione di marginalità, per cui potrebbero esserlo domani, ed è già tanto se non lo sono oggi. Incontriamo Silvio in un quartiere periferico e difficile di Firenze, Le Piagge, dove la comunità, nata attorno alla figura del parroco Don Santoro, ha offerto a Silvio e ai suoi colleghi un piccolo spazio, un tavolo, due sedie, uno scaffale senza libri che garantisce un po' di privacy. Tutto qui è ben diverso dagli studi di avvocati affermati. Io andrò a prendere 550 euro di pensione dopo aver lavorato una vita nel pubblico, nel privato, in bianco, in nero, di sotto e di sopra. Angela è un ex insegnante, ora invalida. Per un problema burocratico non riesce ad avere tutta la pensione che pensa le spetti. E io gliel'ho chiesto al funzionario dell'INPS, ho detto: mi scusi, cioè, qual è lo spirito di questa legge per cui voi non riconoscete i contributi, anche se io li ho versati, perché ho fatto la domanda prima o dopo? Al tavolo di Silvio un alternarsi di problemi. Costantino è già stato qui, è un ex tossicodipendente, ora senza fissa dimora, caso tipico degli avvocati di strada. È qui per chiedere un consiglio e l'avvocato lo sprona a prendere almeno un domicilio in parrocchia, in un'associazione, in un luogo fisico che consenta al comune di dargli documenti che servono per essere un cittadino con doveri e diritti, primo fra tutti continuare ad essere seguito dal SERT. Ma dietro un problema ce n'è un altro. Ci sono difficoltà che comunque quasi non volessero darmi la residenza, perché a un certo punto magari potrebbero dire: sì, ma vabbè, adesso comunque sia noi gli diamo la residenza, ma una volta che diamo la residenza noi ci dobbiamo prendere cura di lui, cioè, ma io sono una persona, non sono un animale, quindi per paura quasi che poi a un certo punto loro dovessero accollarsi una persona che comunque è in difficoltà e io sono in difficoltà. Lui rappresenta brutalmente un costo per i servizi sociali, quindi c'è spesso una situazione di difficoltà pratica non legata alla legge di per sé, ma legata ai problemi che portano senza fissa dimora, problemi di gestione. Gestione vuol dire costi. Se io comunque sia dovessi avere la fortuna comunque anche di trovare un lavoro, ma io non ho i documenti, non posso neanche essere messo a regola, cioè che cosa devo fare? Ardit è albanese, irregolare in Italia, la madre qui si è gravemente ammalata, le è stata amputata una gamba. Aveva chiesto il permesso di soggiorno, la questura lo ha rifiutato, l'avvocato di strada lo rassicura sul probabile buon esito del ricorso. Sei pronto a fare un tuffo? Io sono pronto, ma io dico che io ho paura quando giro per strada, pensaci andare in questura. E ci vai? Se non ho nemmeno un qualcuno con me, sì, io... No, io infatti credo che sia giusto che ti accompagniamo. Alla fine cosa succede? Succede che se abbiamo ragione noi, tu per esempio puoi cercarti un lavoro regolare, esci dalla illegalità e ti puoi... puoi cercare di... Ecco cosa volevo, di essere di legalità, essere in regola qua, però da un anno e mezzo io sto vivendo con le mie spese che ho dovuto vendere la casa in Albania e prestare più di 50.000 euro per vivere qua, perché io vado da tutta parte, chiedo aiuto o lavoro senza permesso soggiorno, nessuno non mi aiuta. Certo. Anche in chiesa mi hanno chiesto ce l'hai i documenti, io pensavo che chiesa fa gli aiuti, no? Chiede i documenti.
per Silvio il lavoro non manca. Il volontariato lo ha iniziato già all'università, ma in questi anni ha visto cambiare la composizione sociale dei suoi clienti. Nel 2013 il rapporto era 59% extracomunitari, 33% italiani, 8% cittadini comunitari, secondo i dati nazionali. La percezione di Silvio è però che gli italiani siano oggi molti di più, raggiungendo forse il 50%. Per questo anche l'associazione dice dovrebbe fare di più, un ulteriore passo verso chi ha bisogno. Mi rendo conto io stesso che lo sportello dovrebbe essere ancora più efficiente, ancora più capace di, per esempio, andare nei dormitori. È una questione di cui noi parliamo, ma spesso diciamo siamo troppo pochi. Credo che potrebbe essere il passo successivo, se ci riusciamo.